Sono state celebrate nella chiesa parrocchiale dei Santi Maria, Giacomo e Filippo, in un clima di profonda spiritualità, le esequie di Carlo Giancola, il 72enne deceduto la mattina della vigilia di Natale nella sua abitazione di Santa Maria del Molise, morto per mano della moglie Irma Forte, 66 anni, come lei stessa ha dichiarato nella confessione resa alla giudice per le indagini preliminari Micaela Sapio 3 giorni dopo l'arresto. I figli sono straziati da un doppio dramma, due ragazzi che stanno soffrendo per la perdita del padre e che devono anche fare i conti con una madre accusata di omicidio volontario aggravato dal rapporto coniugale. Ipotesi di reato questa che non le consentirà di usufruire del rito abbreviato, quindi di un eventuale sconto di pena. La donna si trova agli arresti domiciliari a casa di un parente e, come riferiscono i suoi legali, Giuseppe De Rubertis e Demetrio Rivellino, non riesce a farsi una ragione del suo gesto. Il sindaco di Santa Maria del Molise, Michele Labella, ha proclamato il lutto cittadino. Al comune bandiera a mezz'asta e nei negozi serrande abbassate. Il parroco ha ricordato la figura di Giancola, molto impegnato in chiesa, così come la moglie, cittadino stimato che, sulla base di quanto riferito dalla donna, aveva con lei un rapporto problematico. Questo è uno degli elementi che stanno appurando i carabinieri del comando provinciale di Isernia sotto la guida del colonnello Vincenzo Maresca. I militari della sezione operativa e del nucleo investigativo proseguono gli accertamenti coordinati dal procuratore capo della Repubblica di Isernia, Carlo Fucci, il quale nelle scorse ore ha ribadito concetti che aggravano la vicenda con dei tagli inquietanti. La scena del crimine è stata meticolosamente ripulita e occorre verificare la ricostruzione degli eventi e del numero dei colpi inferti alla testa di Giancola. Nel merito sarà prezioso l'esito dell'autopsia che sarà depositato tra 60 giorni dal medico legale Umberto De Gennaro, che ieri ha eseguito l'esame all'ospedale veneziale di Isernia alla presenza del consulente di parte Vincenzo Vecchione. Resta ancora un mistero l'arma del delitto, un ciocco di legna da ardere che tuttavia non è stato ancora sequestrato dai carabinieri. Nei prossimi giorni i RIS torneranno per compiere ulteriori accertamenti nella casa di via 25 Settembre.